Salve a tutti da Giusy, oggi preparo una torta gelato, panna e cioccolato. Gli ingredienti che ci occorrono sono: per la base 280 g di biscotti secchi, 150 g di margarina vegetale sciolta. Per la crema ci occorre 500 g di panna vegetale zuccherata montata, 3 gocce di essenza vaniglia e 180 g di latte condensato. Per decorare ci occorre 200 g di cioccolato fondente che io andrò a sciogliere con latte e delle decorazioni al cioccolato a piacere. Andiamo a preparare. Nel boccale metto i biscotti. Azione il bimby, 15 secondi. Velocità 10. Riunisco sul fondo. Aggiungo la margarina. Azione il bimby, 10 secondi, velocità 10. La base adesso è pronta, ho preparato una tortiera foderata con carta forno, vado a mettere la base nella tortiera. Quindi adesso livello tutto. Dopo aver livellato la base, metto metà del cioccolato che ho sciolto al microonde con 4-5 cucchiai di latte. Adesso lo andiamo a mettere in freezer e nel frattempo prepariamo la crema. Ho preso la panna che ho già montato, aggiungo 3 gocce di essenza vaniglia e il latte condensato. Vado a mescolare tutto per bene. Ho finito di preparare la crema, ho tirato fuori dal freezer la base col cioccolato e metto sopra tutta la crema. Quindi livello. Metto il rimanente cioccolato. Per ultimo metto delle decorazioni al cioccolato, a piacere vostro naturalmente. Adesso la vado a mettere in freezer per 2-3 ore. A dopo! Ho tirato fuori dal freezer la mia torta gelato. Apriamo pian piano. Adesso la trasferisco in un vassoio. Adesso, come sempre, ne taglio un pezzo. Vi ricordo
di uscirla 20-30 minuti prima di servire dal freezer. D'estate naturalmente anche 15 minuti prima. Ed ecco pronta la mia torta gelato, panna e cioccolato. Alla prossima ricetta, ciao!